Grazie Celeste, torneremo presto da te. Adesso andiamo a vedere il tempo che farà, collegandoci come ogni mattina con il CETEMPS dell'Aquila, con noi Ida Maiello. Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dal CETEMPS. Si afferma su buona parte della nostra penisola un promontorio anticiclonico che garantirà tempo stabile e soleggiato almeno per le prossime 48 ore, fatta eccezione per il settore alpino che risulterà parzialmente interessato da correnti nord-occidentali. Una tale situazione si tradurrà sulla nostra regione in una giornata in cui protagonisti saranno ampi spazi di sereno su tutto il territorio, fatta eccezione per qualche isolata nube medio-alta. Temperature massime in risalita, minime invece in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali sui comparti interni, da sud-est su quelli costieri. Venerdì si rinnova un'altra giornata di bel tempo con tanto sole e poche nubi. Segnaliamo della nebbia o foschia nelle valli al mattino, benché in rapido dissolvimento, e il passaggio di velature sterili dal pomeriggio. Temperature sia minime che massime in generale calo, ventilazione in prevalenza debole e dai quadranti meridionali. Sabato inizierà il cedimento del campo di alta pressione a partire dalle regioni settentrionali. Tuttavia, sull'Abruzzo avremo garantito bel tempo almeno nella prima parte della giornata. Anche per oggi dal CETEMPS è tutto, ripasso la linea a Pescara.